Cosa ti porta fin qui? La continua ricerca della bellezza? Una tecnologia che segue la tua immaginazione? O semplicemente la voglia di non fermarsi? Nuova GLC, il tuo posto nel mondo. Era diventato un uomo assist. Sembra che stasera si sia ribaltato un po' la situazione. Vabbè, diciamo che inizialmente ho avuto più difficoltà magari a riuscire ad arrivare alla conclusione in porta, quindi mi sono messo un po' a disposizione della squadra, però ero consapevole che col tempo i gol sarebbero arrivati e per sfortuna della Ternana proprio oggi. No, però dicevo, due gol voluti, costruiti, perché anche quella palla andata a prendere il rigore. Sì, diciamo che è stata l'azione che ha cambiato tutto, dai. Ci ho creduto fino alla fine, sono stato pure bravo a prendere il rigore, quindi è stato lì che è cambiata la partita nel nostro senso. Lei ha preso coraggio praticamente, ha preso un po' il predominio. No, diciamo che a livello di gioco, diciamo che il possesso l'abbiamo tenuto maggior parte noi del tempo. Chiaro che la Ternana giocava molto sulla transizione, sulla nostra perdita della palla e riuscivano a trovare spazi più facilmente poi in avanti. Col tempo poi era difficile per noi, comunque erano schiacciati tutti sulla linea dell'area, quindi trovare le giocate per riuscire a segnare era difficile. Solo una giocata così poteva cambiare l'inerzia della partita. L'episodio che ha cambiato la partita è stato sicuramente il rigore, l'ennesimo rigore contro la Ternana. Il VAR ha chiarito insomma che comunque la decisione è stata giusta, ecco, visto che hai guadagnato tu, insomma, se... Dal campo ero consapevole che fosse rigore, poi dicevano ti sei buttato male, ho capito, però l'ho toccata io la palla e poi lui mi ha preso, quindi è stata quella la cosa, ero consapevole subito che fosse rigore. Il Genoa è una squadra che vince in trasferta, ma questa è una vittoria particolare perché eravate sotto, eravate in difficoltà in un ambiente piuttosto caldo contro la squadra prima in classifica. Cambia qualcosa nel campionato del Genoa? Cioè... No, infatti è stato un po' lo specchio della partita che abbiamo perso a Palermo, stava succedendo un po' la stessa cosa e per fortuna c'è stata questa reazione e sicuramente questa è una vittoria che ci può spianare la strada per le prossime partite. È chiaro che dobbiamo stare calmi perché saranno tutte di questo tipo le partite in Serie B. Genoa in Serie A è il tuo regalo cannoniere. A inizio anno si spera questo, poi vabbè, c'è tempo. Grazie. Ciao. Cosa ti porta fin qui? La continua ricerca della bellezza? Una tecnologia che segue la tua immaginazione? O semplicemente la voglia di non fermarsi? Nuova GLC, il tuo posto nel mondo.